Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi primo video tutorial per questa collaborazione. Andrò a realizzare questo cuoricino un po' stilizzato, non avendo proprio le punte qui tonde, ma molto carino e facile da realizzare. Il materiale che utilizzerò sono questi cristalli. Questo è il codice, vi ricordo che troverete il link nell'info box, così sarà più facile accedere anche al sito. Ho realizzato anche questi altri cuori, guardate, questo con delle perle da 3 mm, anche questo bellissimo. Questi cristalli da 4 mm. Questi li ho realizzati con dei distanziatori. Dicevo, realizzati con dei distanziatori, ho fatto una parte argentata, una parte oro rosa e qui di lato color oro. Naturalmente ho aggiunto la catena e il moschettone e questi sono i distanziatori di cui parlavo, sempre della BB Craft, e questo è il codice. Anche questi troverete il link nell'info box. Ora vi dico il materiale che ci serve e poi andiamo con il tutorial. Vi ricordo anche il codice sconto che la BB Craft mette a disposizione, che è Antonia10. Utilizzando questo codice avrete il 10% di sconto sull'importo del carrello. Andiamo con il lavoro. Per realizzare il cuore, quindi, avremo bisogno delle perline da 4 mm o 3x4. Io ho già realizzata la prima parte. Il filo che io utilizzo è questo in nylon da 0,20. Voglio ricordarvi il codice del prodotto. Sul sito, su questa la pagina, trovate varie sfumature di colorazione. Mi sembra che sono 4 o 5 sfumature. Naturalmente lago e andiamo con il lavoro. Prendiamo sul lago 4 perline. Io lo farò sfumato come questo, quindi vado a prendere 4 arancio. Mi inserisco dalla parte opposta in tutte le perline, tutte e 4, e poi faccio 3 nodi con i due fili. Fatto i nodi, mi sposto con il filo nella perlina successiva, in questo modo. Prendiamo altre 3 perline. Sto uscendo da questo foro, mi inserisco nella stessa perlina dalla parte opposta. Quindi inserisco altre 3 perline. Ripasso con il filo in questo inserimento ed esco dalla perlina centrale delle 3 inserite adesso. Questo modo. Ora prendiamo altre 3 perline arancioni uscendo con il filo da questa parte della perlina, mi inserisco dalla parte opposta, sempre nella stessa perlina. Ripasso nuovamente, inserite queste 3 perline, ripasso nuovamente con il filo. Esco nuovamente da questa perlina centrale, quindi sto uscendo di qua, prendo di nuovo 3 perline e mi inserisco nella stessa perlina dalla parte opposta.
ripasso nuovamente in queste perline, ed esco da questa perlina, non più da questa centrale, ma da questa. Prendiamo nuovamente 3 perline, sempre quelle arancio, mi inserisco dalla parte opposta nelle perline e ripasso nuovamente con il filo. Ci troveremo in questo modo. Io sto uscendo da questo lato qui della perlina. Prendiamo altri 2 cristalli, questa volta 2, perché 1 e 2 ce l'abbiamo qui. Ci inseriamo in questa perlina e passiamo nel lavoro. Ci inseriamo in questa qui. Ora prendiamo nuovamente 2 perline. Io sto cominciando a prendere quelle un pochino più scuro. Ci inseriamo quindi in queste perline e ripassiamo nuovamente. In questo modo. Usciamo dalla questa perlina da questo lato, prendiamo altri 2 cristalli. E ci inseriamo in questo modo. Ripasso nuovamente in questo lavoro, ripassato anche in questo inserimento, usciamo da questo cristallo. Io giro il lavoro perché mi trovo bene così. Prendiamo nuovamente sul filo, sul lago, vediamo un po', 3 cristalli. Questa volta facciamo così, prendiamo quello più scuro e ci inseriamo nello stesso cristallo da dove usciamo, ma dalla parte opposta. Ripassiamo nuovamente, ogni volta ripassiamo nelle perline, ripasso, come dicevo, sempre nei cristalli inseriti, e vado questa volta ad inserirmi in questo cristallo qui. Prendiamo ora 2 cristalli e vado ad inserirmi in questo e ripasso anche qui nell'inserimento fatto. Usciamo da questo cristallo, prendiamo altri 3 cristalli sul lago, ci inseriamo dalla parte opposta da dove stiamo uscendo e ripasso nuovamente in questo inserimento. Una volta ripassato, usciamo da questo cristallo, prendiamo altri 2 cristalli, ci inseriamo in questo qui. Come potete vedere, abbiamo fatto di nuovo l'inserimento a 4. Io ripasso nuovamente con il filo e quindi avremo, guardate, l'altra parte del cuore. Sì, come potete vedere, guardate, questo
il primo lavoro che abbiamo fatto, ma se mettiamo anche questo così è lo stesso lavoro. Una volta ripassato con un po' il filo nelle perline, usciamo da una perlina laterale. Io sto uscendo da questa. Ora prendo l'altra parte del cuore per poter chiuderle insieme. Quindi prendiamo una perlina. Io in questo caso sto prendendo una scura. Ci andiamo ad inserire in questa. Prendiamo un'altra perlina e ci inseriamo in questo modo, guardate. Vado di nuovo in quella laterale e cominciamo. Un'altra perlina scura. Mi inserisco in questa laterale del cuore che troviamo dietro, questa di lato e proseguiamo. Anche qui, come vedete, stiamo formando un modulino di 4 perline. Guardate. Io vado in questa, prendiamo un'altra perlina. Ci inseriamo questa in questa laterale e proseguiamo. Dobbiamo fare questo inserimento per tutto il giro. Vado di nuovo in questo, qui. Prendo un'altra perlina e vado in questa del cuore dietro. Ancora una perlina, vado. Dobbiamo fare il giro in questo modo, molto molto semplice. Vado qui. Ora devo prendere una perlina, alcune anzi perline color arancio. Anzi, prendiamo questa tonalità di colore, vado sempre nella perlina del cuore sul retro e proseguiamo così. Ora spero di essere stata chiara. Ora prendiamo di nuovo una perlina, ci inseriamo qui nella perlina laterale del cuore
primo cuore, passiamo nella perlina messa in precedenza, nella perlina di lato del secondo cuore e andiamo avanti. Io proseguo un altro po' e poi vi faccio vedere verso la fine. Arrivati alla punta del cuore, prendiamo sempre un cristallo, dobbiamo inserire uguale come stiamo facendo fino adesso. È un cuore un po' stilizzato, ma molto molto semplice da realizzare e molto carino. Qui vado ad inserire uno dei cristalli un po' con il nero per rimanere sempre sulla stessa tonalità. Poi siamo arrivati a questo punto, qui c'è già la perlina che abbiamo inserito in precedenza. Quindi mi vado ad agganciare quella perlina e il lavoro è fatto. Guardate, naturalmente con il filo io vado di nuovo a ripassare tutto nelle perline laterali per avere un cuore molto più rigido, più consistente. E poi andiamo ad aggiungere un anellino con il moschettone. E questo sarà il risultato. Come potete vedere, il cuoricino è terminato. Sono andata ad inserire una catenina con un moschettone e il nostro cuore è pronto. Voglio farvi vedere nuovamente il codice del materiale che ho usato. Naturalmente troverete tutti i link nell'info box. E voglio ricordarvi il codice sconto che la Bubbicraft ci mette a disposizione. E il codice è Antonia10. Utilizzando questo codice avrete il 10% di sconto sull'importo del carrello. Per questo tutorial è tutto, io vi saluto, ciao e alla prossima. Ciao a tutte!